Il programma è offerto da Chopin, inconfondibile stile femminile. Acquista su chopinroma.com. Il XIX secolo nasce in America e in Gran Bretagna il burlesque, parodia di vizi e virtù dell'aristocrazia. Al Salone Margherita il lunedì è burlesque e si riscoprono le atmosfere del Café Chantant. Luci soffuse, qualche candela accesa, nel sottofondo una fisarmonica al sipario rosso che sta per alzarsi. Tra le poltrone di velluto girano le chantose, l'atmosfera è carica di sensualità mentre tutto intorno si diffondono note che ci riportano alla Belle Époque. Se infatti il XIX secolo parigino vede trionfare il Moulin Rouge, a Napoli e nella città eterna sono gli anni del Café Chantant, quei luoghi dove poter ascoltare l'orchestra che suona valzer e canzoni d'amore, ma anche sketch satirici che trovano il massimo interprete in Ettore Petrolini. Atmosfere che si rivivono ogni lunedì al Salone Margherita, che torna così all'originale Teatro Varietà. Qui la settimana inizia con uno spettacolo di burlesque. Sul palco brilla Giulia Di Quilio che, dopo il teatro con Enzo Garinei e l'ultima esperienza nel cinema con un ruolo nella pellicola premio Oscar di Paolo Sorrentino, La Grande Bellezza, porta Shakespeare nei suoi spettacoli. È lei la regina della serata. Giulia, dal teatro di Enzo Garinei al burlesque, come nasce questa passione? Beh, se vuoi, avendo fatto appunto gli studi con Enzo, che viene dal musical, e se vuoi ci avviciniamo un po' al clima, perché nel burlesque richiamiamo semplicemente il varietà e quindi facciamo diversi numeri. Io personalmente sono una performer di burlesque, ma c'è anche una cantante che canta dal vivo, ci sono numeri di danza e un comico. E com'era un po' il vecchio varietà? Senti, è un po' cambiato il burlesque negli anni, nasce insomma un po' come parodia dell'aristocrazia, vizi e virtù dell'aristocrazia, è stato un po' messo nel dimenticatoio, associato allo striptease, quindi relegato un po' ai nightclub. Che cosa è successo secondo te che negli ultimi anni l'ha fatto insomma riesplodere in questo modo? Beh, innanzitutto brava, perché vedo che hai studiato, ti sei documentata e non capita tutti i giorni. Perché tuttora c'è la domanda che ti fanno: ma che cos'è il burlesque? Ancora c'è molta confusione. E gli ultimi fatti di cronaca, diciamo, hanno contribuito ad alimentare la confusione. Sì, il burlesque nasce appunto come genere di parodia e di satira. Satira che si faceva sui grandi autori, quindi anche su Shakespeare. Infatti nasce nell'Inghilterra vittoriana. E poi si porta con sé questa trasgressione, tra virgolette. All'inizio la trasgressione era data proprio dal giocare su questo grande autore apparentemente intoccabile. Piano piano invece è diventato un vedere anche le donne che all'epoca non si vedevano in calzamaglia, pensa te. E già quello richiamava molta gente. Allora piano piano negli anni le ballerine del burlesque sono diventate sempre più succinte, tra virgolette. Ha avuto la sua golden age negli anni 40 in America, anni 40, anni 50, e poi c'è stato, come dicevi tu, questo periodo di oblio. A riportarlo in voga è stata proprio Dita Von Teese, questa icona mondiale che faceva burlesque insomma da diversi anni, e stando vicino a questa rockstar che era Marilyn Manson, ha riportato alla ribalta il new burlesque, come si chiama oggi. E quindi da qui diciamo che c'è stata la riesplosione, e anche io personalmente quando ho visto nel 2010 Dita Von Teese a Sanremo ho pensato: interessante, è qualcosa che mi potrebbe rappresentare. Avevo esperienze di palcoscenico, venivo dal teatro e avevo questo
questo corpo comunque da pin-up e ho detto quale migliore occasione di unire la performance all'erotismo, alla femminilità del burlesque. Quindi sicuramente l'approccio è stato quello improvvisato, tra virgolette. Poi il mio percorso è stato di sviluppare il mio personaggio, quindi Vesper Julie, che è il mio nome d'arte nel burlesque, perché sai che nel burlesque bisogna avere un nome d'arte, perché è un po' come un alter ego andare sul palcoscenico con un personaggio che non sei tu, e qui ci riallacciamo al teatro. E per esempio io in questa ricerca di questi 5 anni ormai in cui faccio burlesque mi sono un po' specializzata proprio sui numeri shakespeariani, come dicevo prima, partendo da Shakespeare e ritornando a Shakespeare con i miei numeri. Per esempio ho scelto 3 eroine più note universalmente dei drammi shakespeariani, quindi ho scelto Lady Macbeth, Amleto, con un teschio tutto svaroscato, ispirandomi un po' a Daniel Hirsch e alla sua opera del teschio di Swarovski, e Cleopatra. In America è molto apprezzato come spettacolo di varietà. Il secolo successivo si sviluppa anche in Gran Bretagna come parodia del mondo di vizi e virtù dell'aristocrazia e dei ricchi industriali, pensato soprattutto per divertire le classi meno abbienti. Tanta comicità e spesso anche messaggi sottili nelle canzoni e nei numeri di ballo. Dagli anni 60 iniziano a comparire donne in abiti succinti e con il tempo arrivò la novità dello striptease, fortemente contestato dai benestanti che gridavano allo scandalo. Uno spettacolo messo alla gogna perché peccaminoso, che però aumentò sempre di più la sua popolarità anche attraverso la nascita dei go-go club, locali in cui si esibiva contemporaneamente un intero corpo di artiste sul modello delle Folies Bergère. Nel tempo i film a luci rosse oscurano gli spettacoli di burlesque, che vivono un periodo di oblio. Gli anni 90 segnano il vero ritorno al culto di questa forma d'arte. La pin-up Betty Page diventa oggetto di culto, lei che non si era mai esibita sul palco ma solo in alcuni film. Si pubblicano libri, si rispolverano le vecchie musi con escalation di club, convention e concorsi. Oggi le attrici di burlesque si rifanno a vecchi e nuovi miti, Dita Von Teese ne è maestra. Si studiano acconciature, abiti, accessori, diventando così creatrici e registe di se stesse. Uno studio, una ricerca che ti porta, vi porta anche a realizzare i costumi per i vostri numeri. Esatto. Ci fai vedere qualcosa, quello che mi ha mostrato prima e a telecamere spente. Sì, soltanto davanti, però senza girarlo. No. Però me l'hai mostrato, sì, siccome io sono rimasta affascinata. Infatti ho detto che questo regista non l'ho fatto io, no? Come potete vedere. E quindi ho cucito una a una tutte queste belle perline che vedete, quindi è anche abbastanza pesante questo reggiseno. E perché, come dicevo prima, adesso lo metto via e non vi farò vedere mai l'interno. E come dicevo prima, non esiste un costume che puoi trovare in un negozio che rappresenti la tua idea, perché appunto partendo da un personaggio che possa essere Lady Macbeth, Amleto, qualsiasi personaggio si voglia scegliere, si fa una ricerca anche del costume, quindi il costume lo devi assemblare o fartelo creare. Infatti esistono anche stiliste che realizzano abiti per le performer, piuttosto che invece si può prendere qualche pezzo qua e qualche pezzo là, altre performer che invece li realizzano completamente da sole, e quindi molto spesso ci ritroviamo proprio a costruire l'intero percorso dal trucco agli abiti di scena, alla musica che si sceglie in scena, alla coreografia, completamente da sole. E per questo è anche un'arte concettuale, perché in concetto si può esprimere il proprio mondo, la propria visione del mondo. Il Salone Margherita si fa portavoce di valori legati al varietà che tanto hanno affascinato e che ancora oggi appassionano il pubblico romano. Bello essere al Salone Margherita per me, perché sono un appassionato della storia di questo teatro, di questo Café Chantant.
Ettore Petrolini è la mia prima ispirazione. Per me essere a Roma al 25% è perché c'è stato Ettore Petrolini. Un altro buon 50% è perché c'è il Mica Club, l'altro 25% contingenze varie. Però essere a Salone Margherita rappresenta per me il coronamento di un percorso, perché per me la cosa più bella che ci sia, lo spettacolo più straordinario che io da sempre amo fare è il varietà. E questo è un teatro di varietà e noi facciamo un grande varietà qua dentro. Piume, lustrini, GPR, pizzi, ventagli e le irrinunciabili labbra rosse, sensualità ed erotismo, il trionfo della femminilità elegante ma sfacciata, esuberante e riverente. Ballerine, cantanti, attrici, fakire ed illusioniste, le performance di burlesque celebrano la donna, quella spaventosamente forte e determinata che mantiene in sé fascino e garbo. In platea un pubblico che abbraccia tutte le generazioni, coppie più o meno giovani e tante, tante donne. Senti, tra poco sarei di scena qui al Salone Margherita. Tra pochi minuti. Tra pochissimi minuti, infatti tra poco togliamo il disturbo, ma detto ciò... No, abbiamo visto entrando tante coppie, tante donne, e mi affascina un po' questo anche del burlesque, perché attira tante tante donne. Perché secondo te, come la leggi questa cosa? Beh, perché sicuramente c'è una parte di immedesimazione, ovvero quando vediamo una donna esibirsi sul palcoscenico è proprio il burlesque, il one woman show, quindi la donna al centro dell'attenzione, la donna da sola sul palcoscenico, una donna che, come dicevo prima, è anche audace e consapevole della propria fisicità, del proprio erotismo, della propria sensualità, che non ha timore di mostrarla e di farsi stupire da questa, quindi già questo è il primo approccio, a mio avviso, che avviene, questa sorta di catarsi da parte delle donne, oltre al fatto che si è molto attratte anche da tutto il contesto, per cui le piume, i tacchi, i lustrini, il trucco e l'esaltazione della femminilità, e questo a noi donne è innegabile che ci attrae sempre. Mentre invece l'uomo, se vogliamo, è un po' più rozzo, sembra brutto. Primitivo, era molto carino. Primitivo, ha una sensualità più primitiva, come si suol dire. E quindi va un po' meno sul sottile, no? Magari certi particolari che le donne notano, all'uomo un po' sfuggono, quindi diciamo che vede un po' più l'insieme. Mentre le donne alla fine della performance sono quelle sempre più attente, che si avvicinano, che ti chiedono, che magari vogliono imparare, vogliono fare i corsi, e c'è proprio una curiosità, c'è proprio un interesse che è molto più femminile rispetto a quello dell'uomo, anche perché spesso gli uomini sono anche un po' intimoriti e fanno anche un po' più fatica ad avvicinarsi, proprio perché una donna consapevole spaventa. Fa più paura. Le donne si mostrano in tutta la loro bellezza, le imperfezioni diventano particolarità, i piccoli difetti, punti di forza. Tutte possono mostrare la propria sensualità senza aver bisogno di un corpo statuario, perché la bellezza si nasconde anche in tanti piccoli gesti, sguardi, ammiccamenti. Le occhiate indiscrete degli uomini non intimoriscono, la curiosità femminile non rappresenta un ostacolo. One Woman Show, con il burlesque la donna torna a far sognare. Un saluto alle amiche e agli amici di Rete Sole, viva il Salone Margherita, viva il Varietà, viva il Mica Club. Un bacio senza veli? Venite a vedere il nostro spettacolo di burlesque tutti i lunedì al Salone Margherita. Guarda come te lo faccio. Continua il nostro viaggio all'interno di quelli che saranno i padiglioni dell'Expo di Milano. Ormai siamo entrati nel 2015, quindi manca davvero poco. Oggi dal complesso del Vittoriano vi diamo un assaggio di quella che sarà l'area riservata alla cultura vietnamita.
La baia di Along, i rilievi dello Yunnan, le foreste tropicali pluviali popolate di elefanti, cervi, tigri e leopardi, le coltivazioni di riso e soia, le piantagioni di caffè e caucciù, il tradizionale piatto di riso bianco accompagnato da verdure, carne, pesce e spezie accanto agli involtini primavera e le zuppe di anguille e vermicelli. E ancora la musica e la ceramica esportata e merce di saldo dei debiti dello Stato. La multiforme e ricca cultura vietnamita si racconta al complesso del Vittoriano in una mostra che fino al 26 gennaio porta nella capitale un assaggio di ciò che si potrà ammirare tra poco all'Expo di Milano. Ci racconta qualcosa che potremmo ammirare oltre al padiglione, il modellino del padiglione della cultura vietnamita, tra i vari assaggi, qualcosa che ci può anticipare? Noi abbiamo deciso di portare qui le più belle immagini, dei posti più belli del Vietnam, i posti riconosciuti dall'UNESCO, i posti della bellezza naturale eccezionale che verrà ammirato dal pubblico locale. Poi abbiamo deciso di portare qui gli oggetti che rappresentano la cultura del Vietnam, che rappresentano la ceramica, che rappresentano le marionette, che rappresentano l'abito tradizionale delle donne. Abbiamo deciso di portare qui le immagini del popolo, quindi della gente normale, diciamo un assaggio di un Vietnam un po' diverso da altre mostre, per dare un taglio secondo me molto interessante. Arte, tradizioni e paesaggi sono rappresentati accanto ai temi scelti per la fiera internazionale, come quello dell'agricoltura e della gestione dell'acqua, lo sviluppo sostenibile e le nuove tecnologie. Negli ultimi anni, infatti, il benessere in Vietnam sta facendo registrare un incremento, stabilità politica ed economia in espansione ne fanno terreno di opportunità e di scambio culturale e commerciale. Il Vietnam è un paese da visitare, è impossibile non è un paese naturalmente meraviglioso, con un mare, con dei laghi, con dei percorsi di fiumi e con delle città e paesi stupende, una grande cultura, si mangia molto bene ed è un paese vitale, è un paese dove i giovani si muovono, è un paese dove l'età media è di 35 anni, quindi è un paese pieno di nuova energia. Ecco, forse questa mostra e poi l'Expo di Milano è un'occasione per avvicinarci a questa cultura e chissà, magari poi intraprendere un viaggio. Io spero assolutamente di sì, che noi italiani che siamo in fondo degli escursori di proprio per tradizione, degli scopritori di posti nuovi, andremo in Vietnam e faremo delle esperienze in quel paese. Io intanto con la moda, insieme all'ambasciatore Long, abbiamo fatto degli accordi anche con il Comune di Roma per un interscambio con i giovani stilisti. Nelle sale del Vittoriano, proprio durante le giornate della cultura vietnamita, un affascinante racconto fatto di video, oggetti, scatti e musiche, suggestioni e stimoli, un viaggio nella cultura millenaria tra tradizione e modernità. Con lui le inquietudini della vita moderna si trasformano in immagini. Oggi per questa puntata di Art in Progress ci troviamo al complesso del Vittoriano per conoscere un artista a lungo lasciato nel dimenticatoio e trascurato, forse perché sempre legato al fascismo. Lui è Mario Sironi e lo scopriamo attraverso un percorso espositivo che raccoglie 89 opere che ci raccontano l'uomo e l'artista dai mille volti. Avete un grande artista, forse il più grande del momento, e non ve ne rendete conto, diceva Picasso agli italiani riferendosi a Mario Sironi. Uno di quei pittori in grado negli anni di seguire un proprio cammino, cimentandosi da principio con il simbolismo e il divisionismo per attraversare il futurismo e l'arte metafisica fino ad arrivare alla pittura murale e alle opere del secondo dopoguerra, senza sposare veramente nessuna corrente, sempre ricercando uno stile tutto personale. Thank you.
Per questo anche nella fase divisionista manterrà una pennellata più compatta, non abbandonando mai il suo tratto distintivo, la volumetria. Gli anni del futurismo e i temi della costruzione e della fatica, rifiutando però la tesi della necessità di dover cancellare il passato per poter realmente guardare avanti. Mario Sironi sono tanti, anzi tantissimi artisti contenuti in un'unica persona, interprete di vicende storiche e sociali. Al complesso del Vittoriano, fino al prossimo 8 febbraio, una mostra ce lo racconta attraverso una grande e completa retrospettiva che raccoglie oltre 90 opere di una figura tanto rappresentativa per il Novecento italiano eppure ancora così poco conosciuta. Dottoressa Villanti, al complesso del Vittoriano una splendida mostra su Mario Sironi. Ecco, un allestimento che ripercorre la carriera artistica di Sironi seguendo un ordine cronologico. Difficile distinguere l'artista dall'uomo, va di pari passo la vita di Sironi con quello che poi è il suo essere artista. Sironi è un artista straordinario, forse poco conosciuto o forse ancora di più direi trascurato. È un artista che merita di essere analizzato, capito, che ha bisogno di tempo e di attenzione, anche perché grazie a Sironi abbiamo la possibilità di ripercorrere, di capire il percorso dell'arte italiana a partire dai primi del Novecento fino ad arrivare al 1960. Ed è un racconto artistico ed è un racconto storico anche, perché ha affrontato tutta una serie di movimenti a partire dal simbolismo, al divisionismo, al futurismo, la prima guerra mondiale, che cosa ha significato, le prime macchine, le prime città, e poi il rapporto con la Sarfatti, poi il Novecento e poi anche il fascismo, ma il fascismo negli ideali più profondi, quando ancora non esistevano le leggi razziali, che Sironi poi non ha mai appoggiato, fino ad arrivare quindi alla decorazione parietale, per poi dopo continuare anche a leggere, a capire l'esperienza di Sironi uomo, deluso dall'esperienza fascista e che cerca di ritrovare un po' di pace e un pochino di serenità. Ecco, quanto l'esperienza proprio fascista forse ha influito su quello che diceva poco fa, sul fatto che forse è un artista poco conosciuto, poco analizzato, poco apprezzato? Indubbiamente molto, è stato trascurato sia dagli storici che dai critici per molti anni, proprio perché etichettato come artista fascista. E speriamo e piano piano cerchiamo di ridare un valore a un grandissimo pittore che se lo merita. Dipinti affiancati da bozzetti, riviste e importanti carteggi ci presentano l'evoluzione di Sironi, i suoi allestimenti per le geniali campagne pubblicitarie della Fiat, le illustrazioni dal 1921 sul Popolo d'Italia. Artista di regime e intellettuale, in mostra una delle sue opere più rappresentative e note, l'Architetto, uomo simbolo del Novecento di Sironi, una figura possente, volumetrica, alle cui spalle troviamo un capitello, simbolo dell'iconografia dell'arte classica. Il lavoro al centro delle sue opere, lo sforzo fisico, la fatica come unico percorso di crescita e arricchimento personale, vero motore propulsivo verso il raggiungimento di uno scopo nella vita, assolvimento del proprio dovere per acquisire dignità. Celebra l'operaio di una fabbrica che contribuisce alla nascita della società moderna, così come il contadino che procura i frutti della terra. Nella sua arte mette tutti i suoi valori legati alla patria, alla famiglia, alla cultura, il lavoro e la giustizia, insomma l'arte come funzione sociale. L'idea del fare, del lavoratore, la fascinazione per la figura dell'architetto, ecco,
sono degli ideali che in realtà appunto non ci fanno pensare propriamente al fascismo, e quindi in realtà anche questo, il suo sogno, è sempre una rilettura poi di quello anche che succede intorno. Per Sironi il lavoro è un elemento molto importante, tant'è che lo rappresenta in tanti modi ed è sempre presente, anche se non rappresentato esplicitamente, è sempre presente nelle sue opere, perché proprio l'idea di darsi da fare, di crescere, di costruire, di andare avanti è fondamentale, e questo avviene attraverso fatica, impegno, ed è un po' per lui il racconto dell'uomo, del lavoratore, che è fondamentale. Un percorso ricco e completo, quello che si snoda per la prima volta tra le sale del complesso del Vittoriano, e che documenta anche il momento della sua crisi espressionista a cavallo tra gli anni 20 e 30, come evidente nelle opere Il pescatore e la successiva avventura murale nello stesso decennio con Il lavoratore. Il periodo neometafisico, il ritorno al quadro degli anni 40 per arrivare alle opere del dopoguerra e l'Apocalisse, uno dei suoi ultimi cicli pittorici, quasi testamento spirituale dell'artista. Toni cupi e sofferenti, qui ancora di più appare evidente la grande sensibilità d'animo di questo artista, spesso rimasta nell'ombra, schiacciata dalla sua straordinaria forza espressiva. Conta qualcosa del Sironi uomo, della prima diciamo parte di giovinezza, l'iscrizione alla facoltà di ingegneria, cosa poi lo spinge totalmente a cambiare, la perdita del papà, sono tutte cose che poi appunto forgeranno poi la figura di Sironi. Sironi perde il padre ingegnere in giovane età, per cui si sente un po' in dovere di dover seguire le orme paterne, e riesce fino a un certo punto. Questa sua forte sensibilità, questa educazione che riceve anche dalla madre, musicista, all'arte, al bello, lo portano comunque a seguire il suo istinto, a abbandonare ingegneria e, per nostra fortuna, a dedicarsi alla pittura. Tutta la parte del fascismo, se vogliamo, quando è riconosciuto veramente come persona, come artista, c'è una sezione molto interessante dove a fianco alle illustrazioni ci sono delle lettere di artisti che chiedono in qualche modo di lavorare a Sironi, e poi anche personalità di spicco lontane dal fascismo che gli riconosceranno poi un ruolo fondamentale anche negli anni a venire. La sezione delle lettere è interessante e, se mi permettete, anche divertente, perché ci sono delle lettere degli artisti suoi contemporanei, da Campiglia a Severini a De Pero, che gli chiedono di lavorare, gli fanno vedere dei bozzetti di decorazioni parietali e gli chiedono di avere delle committenze, di poter lavorare grazie a lui, che sicuramente aveva dei rapporti molto stretti sia con Piacentini che con Bottai, per cui comunque la possibilità di eseguire delle opere c'era. E però è anche interessante come persone come Curzio Malaparte, che sicuramente non possiamo definire fasciste, gli lasciano degli attestati di stima, così come anche Sandro Pertini, che scrive addirittura alla compagna nel 65, dopo che Sironi è morto, nel ricordo di questo uomo importante, colto, e ne rimane testimonianza. C'è un racconto, un episodio molto curioso e legato a Rodari. Che succede? E succede che Rodari era a capo di un gruppo di partigiani pronti ad arrestare Sironi, e proprio Gianni Rodari lo difende perché lo conosce, lo stima e lo apprezza dal punto di vista artistico, per cui si rende conto che tra lui e il fascista delle leggi razziali non c'è assolutamente nulla a che vedere. Abbiamo analizzato in questo percorso espositivo un pezzo veramente di storia, la storia del Novecento italiano attraverso Mario Sironi. Interessante però vedere come ogni corrente artistica, dall'età giovanile, dal divisionismo, il futurismo,
tutte le correnti artistiche le fa proprie, cioè tutto passa attraverso una rilettura personale. Non c'è un'idea del copiare o anche di appartenenza integrale a un singolo gruppo. La necessità di Sironi è proprio come in una delle sue opere più belle, che è L'architetto, è proprio la necessità di dover costruire, di progredire, di andare avanti. Un po' quello che lui avrebbe voluto per la sua Italia. Bollato come fascista, pittore ufficiale del regime, Sironi, con il finire della Seconda Guerra Mondiale, viene messo nel dimenticatoio. Un'eredità, la sua, che ancora non siamo riusciti a raccogliere. Eppure basta fare una passeggiata tra le sale del Vittoriano per capire che attraverso la sua attività artistica è possibile ripercorrere la storia d'Italia, le sue evoluzioni, le ombre, le luci. Il sogno fascista prima, la presa di coscienza poi, antiaccademismo e la commistione tra scultura, teatro e illustrazione, tutto abilmente realizzato, centrando il giusto equilibrio tra espressionismo, classicità, romanticismo e quella punta costante di drammaticità che non lo abbandonerà mai. Un uomo capace di rinnovarsi nel linguaggio e nelle scelte, restando coerente a quei valori spirituali, a quella moralità severa, anche quando, a guerra finita, dopo la disfatta delle ideologie fasciste, non rinnegherà il passato come altri fecero, restando tra i vinti, nell'isolamento più assoluto. Talento eclettico e tormentato, a lungo dimenticato e oggi pronto a svelarsi in tutta la sua grande forza espressiva, a noi non resta che ammirare e rendergli quello che sino ad oggi, ingiustamente, gli è stato negato. L'arte, diceva Sironi, non ha bisogno di riuscire simpatica, comprensibile, ma esige grandezza, altezza di principi. Il programma è stato offerto da Chopin, inconfondibile stile femminile. Acquista su chopinroma.com.